Oh oh oh, buon Natale youtubers e visualizzatori da tutto l'universo! Siamo finalmente arrivati al Natale, al 25 dicembre, e io sono qui, grazie alla magia della non diretta, 2 settimane prima circa, dal Natale, per augurarvi buone feste! E ve le augurerò con questo secondo focus on del canale, nonché primo speciale di Natale del canale, e forse anche l'ultimo, chi può dirlo? In cui vi parlerò di una figura nata il 25 dicembre. Sto parlando del primo focus on su Ercole. Sì, ok, alcuni di voi saranno un po' confusi, però forse saprete che il 25 dicembre, presa dal cristianesimo come data di nascita di Gesù Cristo, è in realtà una data che risale a tradizioni, forse saprete, romane. In realtà è una tradizione un po' più antica, perché molti popoli, molte civiltà e molte mitologie ricordano in maniera particolare questo periodo dell'anno, cioè il solstizio d'inverno, in quanto data astronomicamente particolare, visto il ritorno del sole a rinascere, cioè le giornate incominciano ad allungarsi dal 24 dicembre in poi, dopo la notte più lunga del 21 dicembre, il solstizio. Perciò in molte civiltà, molte mitologie e religioni ci sono figure particolarmente importanti che sono nate il 25 dicembre, tra cui anche Ercole, anche se si oscilla fra il 21 e il 25, comunque giù di lì. Perciò, prima di cominciare questo focus on, sono qui per illustrarvi molte altre, anzi 26 altre divinità e semidivinità famose nate il 25 dicembre, inaugurando questa mia nuova cartelletta professionalissima presa un po' a caso, per darvi la prima lista di questo video. Prima lascerebbe intendere che ce n'è un'altra o ce ne sono altre dopo, ce ne sarà un'altra. Dino me. Quindi iniziamo con questa piccola lista. Al primo posto abbiamo Dioniso, il dio del vino, Bacco, anche delle feste o dei vari riti mistici, eccetera, eccetera. Secondo posto, Ercole, per l'appunto. Terzo, Sol Invictus, una divinità proto-romana, sarebbe il Sole Invincibile, il 25 dicembre, appunto, la festa del Sol Invictus. Vabbè. Elio Gabalo, che è una divinità dell'Est, presa poi a modello dall'imperatore Elio Gabalo, che era un suo sacerdote e fu un imperatore mediocre, a dir poco strano, che ci fu nel tardo impero. Lasciamo perdere. Al quinto sarà il Mithras romano, poi Mitra persiano e Mitra indiano, che non sono armi, varie categorie di armi, ma è una divinità, più o meno hanno le storie in comune, nati da vergini, muoiono, risorgono, eccetera, eccetera. C'è Google, andate a cercare, non ne parlerò adesso. Poi c'è Adone, di Siria, probabilmente corrispettivo dell'Adone greco, della mitologia greca. Poi c'è Attis e Atargatis, sempre siriani, e Cibele. Passando poi a Babilonia, abbiamo Astarte o Astaroth, Shamash, che è presente anche in Shaman King come spirito di uno dei cattivi buoni, dipende dalle situazioni, dio della giustizia e del sole. E abbiamo poi Dumuzi, e infine per i babilonesi Baal Marduk, un'altra incarnazione di Baal. Passando sul versante egiziano troviamo Osiride, Horus e Ra. Osiride è noto per essere morto e poi tornato in vita, Horus e Ra sono divinità del sole. Poi c'è Krishna, come direbbe il nostro JD. Buongiorno, dottor Dorian. Si è lodato Krishna. Ok, e poi arriviamo a Gesù, figlio di Giuseppe, il punto cardine del cristianesimo. Poi passando sulle mitologie scandinave e nordiche abbiamo Frey, il dio del sole, e Baldur, il fratellino minore di Thor, dio della bellezza e del sole a quanto pare. Ok. Facendo un viaggio più a est troviamo il dio cinese Xing Xin. Non so se l'ho pronunciato bene. Comunque. E infine arriviamo agli impronunciabili dei Maya Aztechi, tra cui troviamo Bacab, Uitzlopochtli, comunque lo scriverò perché non lo so pronunciare, non ci posso fare nulla, tipo i nomi di Cthulhu. E alla fine abbiamo il fratello di serpente piumato Quetzalcoatl, che conclude la lista di queste 26 divinità di cui io ho scelto Ercole, non tanto perché, abbandonando la cartelletta, non tanto perché è il più interessante o il più innovativo, ma perché probabilmente è quello che più conoscete, quindi giusto per non spararvi addosso mitologia indiana che nemmeno io conosco benissimo, partiamo con questo primo focus on natalizio su Ercole.
Le origini di Ercole ve le ho già raccontate nel primo video. Ercole è il figlio di Zeus, travestito da Anfitrione, e Alcmena, moglie di Anfitrione. Zeus diede inoltre ordine ad Apollo di non far sorgere il sole, per cui Ercole fu il frutto di questa possente copula. Mio Dio, quanto amo dire possente copula. Fa così il retro, mio Dio. Durata ben 3 giorni. Il problema è che il giorno dopo tornò Anfitrione, che ovviamente fece l'amore con la moglie dopo essere stato in guerra per tanto tempo, e da questo rapporto nacque Ificle, che tecnicamente sarebbe il gemello di Ercole. Però è solo figlio di Anfitrione, quindi è solo umano. Mitologia contro scienza 1-0, almeno credo. Come ho già detto, Eracle, il nome greco di Ercole, io uso Ercole solo per abitudine, significa orgoglio di Era, e Era ovviamente era arrabbiata, perché la scelta di questo nome era uno scherzo di cattivo gusto di Zeus per sottolineare il palco di corna che aveva in testa sua moglie. Quindi era particolarmente arrabbiata contro Ercole, con Ercole. Fece in modo, infatti, che suo cugino Euristeo nascesse mezz'ora prima di lui, solo affinché gli potesse fregare il trono della famiglia di Anfitrione, e quindi diventare lui erede al trono a posto di Ercole. In più, appena nato, Era inviò 2 serpenti nella culla di Ercole, e di Ificle anche. Ercole però strangolò i 2 serpenti, visto che era super forzuto, e salvò il fratello. Secondo altre persone, però, questo era una prova che fece Anfitrione per confermare se Ercole era il figlio di Zeus e vedere quale dei due fosse veramente un semidio e quale fosse suo figlio. Visto l'andazzo, Zeus però decise di fare un piccolo favore al figlio. Fece in modo che Hermes lo portasse al capezzale di Era mentre dormiva, finché lui bevesse dal seno il latte di Era, che lo rendeva fortunato in quanto è latte divino. Purtroppo Ercole morse il capezzolo di Era dopo aver bevuto. Era si svegliò, si arrabbiò, con uno spruzzo di latte improvviso creò la Via Lattea. E non sto scherzando. E insomma, più arrabbiate di prima, maledisse Ercole per tutti i secoli dei secoli. Amen. Comunque, Anfitrione crebbe Ercole come suo figlio, lo amò come se fosse suo figlio, prese abbastanza bene il fatto che Ercole fosse figlio di Zeus, vabbè. E lo addestrò a essere un buon re, un guerriero, e lo addestrò, cercò di addestrarlo anche nelle arti e nei mestieri, avendo però risultati altalenanti. Infatti Anfitrione chiamò a corte il maestro di musica Lino, che era allievo di Apollo, e cercò di insegnare a Ercole la cetra, il suonare la cetra. Però Ercole, appena prendeva in mano lo strumento, lo rompeva, visto che era iper mega forzuto. Lino un giorno si arrabbiò e disse: ma non è possibile che tu distruggi ogni strumento che ti metto in mano! Ercole si arrabbiò con il maestro e gli tirò addosso la lira, non con la cetra, la lira, quello che era. Non considerando però che l'aveva tirata a 700 km orari contro la testa del suo maestro, che morì ammazzato. Yeah! Anfitrione, visto l'andazzo, mandò Ercole a gestire il gregge di pecore, come si vede anche nel film Hercules, in cui Ercole gestisce le pecore del padre, anche se lì non è ricco, il padre è povero. Comunque, mentre gestiva le pecore del padre, Ercole fu addestrato alla via dell'eroe della giustizia e del dovere da Chirone, il maestro di eroi. Crescendo quindi, giunto all'età adulta, Ercole divenne particolarmente attaccato al dovere e cominciò ad andare in giro per la Grecia a compiere gesta eroiche e a uccidere o incatenare o catturare ladri, assassini e briganti e quant'altro. Ercole si mantava anche del fatto di non aver mai iniziato una lite, lui si difendeva e basta, quindi quando veniva attaccato da un assassino lui si difendeva ma non iniziava mai un combattimento, forse perché consapevole di quello che poteva fare. Nel corso di questa sua prima parte di vita possiamo ricordare molte geste eroiche di Ercole, tra cui anche l'aver ingravidato le 50 figlie di Re Tespio. Fossero tutte così le imprese eroiche, saremmo tutti quanti eroi mitici, credo. Sì. In più Ercole, insieme al padre e al fratello Ificle, difese Tebe, governata da Creonte, zio di Edipo, dagli attacchi di Re Ergino, che aveva una vecchia diatriba sia con Creonte che con Anfitrione. Anche se fu armato dagli dèi con uno scudo di Efesto, la spada di Hermes e le frecce di Apollo, Ercole sì riuscì a vincere la guerra e uccidere Ergino, ma nella guerra morì anche suo padre, Anfitrione, che gli aveva voluto bene e che era stato ricambiato da Ercole. Comunque rimase in buoni rapporti con i Tebani. Nel frattempo Ercole partì per l'impresa degli Argonauti, per la ricerca del velo d'oro. Non vi sto a raccontare gli Argonauti, che sappiamo perché Ercole se n'è andato a causa di Ila, lasciamo perdere, primo video. Tornato a Tebe,
Creonte chiede in sposa a Ercole sua figlia Megara. Ercole e Megara si sposarono, erano abbastanza felici insieme ed ebbero 8 figli. Tutto questo idillio si ruppe quando però arrivò Lyco, che era un pretendente al trono di Tebe che assassinò addirittura il vecchio Creonte. Ed essendo sempre stato attratto da Megara, la stuprò. Ercole di ritorno da una delle sue tante imprese lo colse sul fatto e lo uccise. Ma ci fu lo zampino di Era. Era infatti ancora incavolata come una bestia, fece scendere la pazzia su Ercole che nel furore del combattimento contro Lyco, senza accorgersene, uccise anche sua moglie e i suoi 8 figli. Un atto così efferato doveva essere purificato da un re e Ercole, disperato, si rivolse a un'antica conoscenza, Tespio, che fece un primo rito di purificazione. Tuttavia ci voleva un nuovo rito, uno un po' più complicato, perché quello che aveva fatto era veramente ignominioso, anche se non era colpa sua. Allora Ercole decise bene di rivolgersi al cugino Euristeo, allora diventato re, visto che Anfitrione era morto. Non sapendo però che Euristeo era in combutta con Era, e appunto pianificando con Era, diede a Ercole le famose 12 fatiche da svolgere come rito di purificazione. E qui passiamo alla seconda e spero ultima lista del video, ovvero quelle 12 fatiche di Ercole. Rispolveriamo la vecchia cartelletta e diamo inizio a questa breve rassegna delle 12 fatiche, anche se non sarà molto breve, suppongo. La prima delle 12 fatiche di Ercole è quella di affrontare e uccidere il leone di Nemea. Ne abbiamo già parlato, leone della pelle indistruttibile, Ercole lo strangolò, si prese la pelle come trofeo e come armatura indistruttibile. Fine. La seconda fatica di Ercole fu invece quella di uccidere l'idra di Lerna. L'idra di Lerna era un gigantesco dragone con teste variabili. Aveva una testa centrale immortale e indistruttibile e le altre teste che se venivano tagliate ricrescevano al doppio. Ercole cominciò a lottare con quest'idra, le tagliò la testa e scoprì che cauterizzando le ferite appena inferte alle teste staccate, le teste non ricrescevano più. Alla fine finì l'idra schiacciandola con un masso gigante e dal suo sangue intinse nel suo sangue le sue frecce, rendendole velenose col veleno dell'idra, potentissimo. Terza fatica di Ercole fu quella di catturare e uccidere il cinghiale di Mantio. Stessa storia del leone di Nemea, Ercole vinse. Pace. Quarta prova fu invece quella di catturare e portare al cugino Euristeo la cerva di Cerinea. Cos'era la cerva di Cerinea? Era una cerva magica sacra ad Artemide che aveva le corna d'oro e gli zoccoli di bronzo, che appena qualcuno la inseguiva cominciava a correre a 400 km all'ora, facendosi inseguire però e facendo perdere il povero malcapitato nel bel mezzo del nulla, lasciandolo morire di fame, di sete e qualsiasi altra cosa. Ercole la inseguì per un cavolo di anno intero, un anno a correre, e fu costretto a ferire la cerva per farla fermare. Artemide, la sorellina, si incavolò, però alla fine perdonò Ercole. Ercole si portò, non uccise la cerva, se la portò appresso fino alla casa di Euristeo, che decise che la fatica era stata compiuta e la cerva fu infine liberata. La quinta prova, un po' più complicata, fu quella di scacciare questi uccelli mefitici maledetti, sacri ad Ares, diciamo, con le piume di bronzo che emanavano veleno, altre cose mefitiche, velenose e benefiche, dalla palude dello Stinfalo, che era ormai divenuto un luogo inaccessibile agli esseri umani. Atena, per aiutare Ercole, lo fornì di queste nacchere di bronzo che facevano volare via questi uccelli, e quando volavano via, Ercole prendeva e li frecciava con le frecce velenose, uccidendoli tutti. Fatica compiuta. La sesta prova, un po' una presa per culo, credo, in realtà, è quella di ripulire le stalle di Re Augia. Voi direte, che sarà mai? Il problema è che Re Augia non puliva le sue stalle da 30 anni, quindi le stalle erano piene di cacca di cavallo. Ercole fu costretto a pulire la cacca di cavallo. Il Re Augia promise inoltre a Ercole di ricompensarlo in maniera speciale qualora avesse finito il lavoro in un solo giorno. Cosa fece il buon Ercole? Prese a mani nude due fiumi e deviò il loro corso, facendo fare una gigantesca cascata addosso le stalle ricolme di escrementi e pulendole tutte in un solo giorno. Il re disse che aveva imbrogliato e quindi non aveva voglia di dargli la ricompensa. Ercole si incavolò come una bestia. Intervenne Euristeo che disse che se avesse accettato una ricompensa o se la fosse anche presa, la fatica sarebbe stata non valida, quindi Ercole fu costretto ad andarsene.
Settima prova fu quella di accompagnare le giumente di re Diomede appunto dal loro proprietario. Il problema è che Diomede aveva questa strana abitudine di far mangiare a queste cavalle carne di cavallo e carne di esseri umani. Erano le famose giumente carnivore di Diomede. Ercole però non sapeva che le cavalle erano carnivore e il ragazzo che lo accompagnava, di cui non mi ricordo il nome in questo momento, fu mangiato da queste cavalle. Ercole allora accompagnò sì le cavalle, ma fece in modo che queste mangiassero il re Diomede. Fatica compiuta e vendetta archiviata, anche se questa tecnicamente sarebbe un rito di purificazione, un altro omicidio. Oh mio Dio. Ottava fatica fu quella poi di catturare il toro di Creta. Il toro di Creta era praticamente questo toro apparso per magia, per mano di Poseidone, affinché il re Minosse lo sacrificasse al dio del mare. Minosse non acconsentì e Poseidone reagì molto negativamente. Il toro si imbizzarrì e in più ingroppò la moglie di Minosse che partorì il Minotauro. Sì, l'ho appena detto quello che ho appena detto. Lasciamo perdere. Eccolo, lo catturò, in poche parole. Fine. Nona prova è quella di recuperare e portare a Euristeo il cinto di Ippolita. I nerd fumettofili, o che dir si voglia, chiamateli come volete, che forse leggono Wonder Woman, sapranno che Ippolita è la regina delle Amazzoni, che regna su Themyscira. Ippolita fu ben lieta di prestare il cinto a Ercole per riportarlo a Euristeo e finire la prova, visto che era figlia di Ares e quindi praticamente erano cugini. No, era lo zio. Sì, quello che è. Comunque, ci mise lo zampino anche in questa fatica. Fece incavolare alcune Amazzoni che erano contrarie a questo punto a Ercole, che scatenarono una rivolta fra le Amazzoni. Ercole riuscì a scappare con Teseo, ma Ippolita morì. Perché ho sottolineato Teseo? Perché Teseo fece anche lui delle fatiche, scelte da lui però, e si ritrovò spesso nei guai e fu spesso salvato da Ercole. Lo riprenderemo nell'ultima fatica. La decima fatica di Ercole è quella di recuperare la mandria di Gerione, una mandria di buoi di Gerione. Gerione era questo coso gigantesco mostruoso che vagliava su questi buoi e era oltre i confini del mondo. Questo costrinse Ercole a praticamente varcare, anzi aprire il terreno fra Africa e Spagna e piantarvi due colonne, le colonne d'Ercole. Stretto di Gibilterra, le colonne d'Ercole. Ercole arrivò nelle terre di Gerione e dovette affrontare non solo Gerione, ma anche, scusate se leggo, Ortro, il cane infernale a guardia del gregge della Mandria, e Eurizone, non lo so bene, che era il pastore, un altro gigante mostruoso, e insomma gli abbatté. Ma le fatiche non finirono lì, perché Era fece in modo che la mandria si disperdesse e Ercole dovette recuperarla. In più, quando arrivò nel territorio italiano, Ercole dovette affrontare dei banditi italici, nel Lazio più che altro. In più Era inviò un tafano che disperse nuovamente la mandria e quindi Ercole fu nuovamente costretto ad andare in giro per il mondo a recuperare questi buoi. In più ci furono circa altri 10 milioni di inconvenienti, ma alla fine Ercole riuscì a portare questi benedettissimi buoi dal cugino Euristeo. Prova finita. Penultima fatica, l'undicesima, è quella di raccogliere e portare al cugino Euristeo i pomi d'oro del giardino delle Esperidi. Le Esperidi erano le figlie del titano Atlante, costrette a reggere il peso della volta celeste. Ora dovrò leggere tutto perché questa fatica è un casino immane. Perché? Ercole cercò in lungo e in largo ma non trovò il giardino delle Esperidi. Aiutato da alcune ninfe, lui gli venne consigliato di andare a cercare Nereo, una divinità che aveva poteri trasformistici ma era onnisciente. Dovette domare le varie trasformazioni animalesche di Nereo e Nereo poi alla fine gli disse dove era il giardino delle Esperidi. Mentre si recava nel giardino delle Esperidi incontrò Prometeo, incatenato alla montagna e costretto a essere torturato da questa aquila che gli mangiava il fegato ogni giorno. Ercole uccise l'aquila e liberò Prometeo, che gli disse: le sfere, i pomi d'oro, le mele d'oro sono mortali per appunto gli esseri non divini, quindi falle raccogliere a mio fratello Atlante. Alla fine Ercole giunse, dopo mille peripezie, affrontando anche il semititano Anteo, figlio di Igea, che prendeva forza e si guariva toccando terra, quindi Ercole fu stato a sollevarlo per sconfiggerlo, non ucciderlo.
Arrivò quindi al giardino delle Esperidi. Chiesa l'Atlante, quindi, che ancora reggeva il peso del cielo, a raccogliergli queste benedettissime mele, ma Atlante disse: non posso raccogliere, sto reggendo il cielo. Ecco, allora si incaricò di reggere lui la volta celeste, ma non si rese conto di essere stato ingannato, perché Atlante sì raccolse le mele, ma non era più intenzionato a riprendersi il peso della volta celeste. Ercole, con un controinganno, disse: Atlante, reggimi la volta celeste, mi preparo un cinto per tenere meglio, fare spessore, tenere meglio il cielo, poi me lo riprendo. Atlante, come un deficiente, ci cascò, Ercole prese le mele e scappò via e le portò al cugino. Fatica finita, e Atlante lo maledì per vita natura durante, aggiungendosi alla varia lista di persone che odiavano Ercole. Ultima fatica, la più impossibile di tutte, vabbè, quella di recuperare Cerbero e portarlo al cugino Euristeo. Cerbero era negli inferi, questo costrinse Ercole ad andare appunto nel Tartaro. Sceso agli inferi, affrontato Ade e Persefone, incontrò il cuginetto Teseo insieme a Pirito, che erano lì per una delle loro eccezionali imprese, ed erano rimasti seduti su delle sedie maledette da Ade che li aveva ingannati, ed erano praticamente incollati, vediamo, un tutt'uno con le sedie. Pirito non si salvò nel frattempo perché cade in una voragine, eccetera, eccetera, ma Ercole riuscì a salvare Teseo, strappandolo letteralmente dalla sedia. E questo è il mito per cui gli ateniesi non hanno il sedere pieno, hanno il sedere piatto, perché Teseo lasciò letteralmente il sedere attaccato alla sedia. Ma che cazzo! Dopo mille peripezie, Ade sospirò e disse: va bene, ti puoi prendere Cerbero, ma io non lo posso domare per te, domalo tu con la tua forza senza usare nient'altro. Ercole, invitato a nozze con la sua forza impossente e inumana, riuscì a portare, cioè a domare Cerbero e a portarlo dal cugino che, spaventato a morte, si andò a nascondere e disse: vai a portarlo di nuovo, dove cavolo sei andato a prenderlo? E così finirono le 12 fatiche di Ercole, e Ercole si ritrovò libero finalmente da questo supplizio. Solo che successivamente verrà reso schiavo, poi verrà liberato, ucciderà quelli che l'hanno reso schiavo, ma è una storia così complicata che non ve la sto a raccontare perché è lunghissima e già il video è lungo di suo. Tuttavia, negli inferi, Ercole incontrò un vecchio amico che disse di prendersi cura di sua figlia Deianira. Deianira alla fine divenne la seconda moglie di Ercole, un filo gelosa. Un giorno, infatti, fu rapita dal centauro Nesso, che Ercole prontamente uccise. Nesso, però, sfruttando la gelosia di Deianira, fece in modo che questa bagnasse una tunica particolare nel suo sangue, dicendo che era magico, e così sarebbe stato per sempre fedele a lei. Non avendo considerato però Deianira che il sangue del centauro era infetto col veleno dell'idra che aveva usato Ercole per ucciderlo, visto che l'aveva ucciso con le frecce intrise del sangue dell'idra. Ercole indossò questa tunica e il veleno cominciò a bruciargli la carne e contemporaneamente ad attaccarsi al suo corpo, così che la tunica non potesse più essere tolta. A quel punto Ercole, disperato e sofferente, costruì da solo la sua pira funeraria e si fece bruciare vivo. Alla fine i dei lo sollevarono da questo dolore immenso, persino Era fu d'accordo, anzi perdonò questo ragazzo per essere nato, e alla fine lo posero tra gli dei e nella volta celeste, e questa è la morte di Ercole, abbastanza triste. Se non fosse per il fatto che ci sono altri 150 figli di Ercole in giro, discendenti dalle figlie di Re Tespio, che poi sono nati i Dori, gli Spartani e non so che altro popolo, dipende dalle varie mitologie. Questa è stata il più brevemente possibile, ve lo giuro, la vita di Eracle. Ora dovremmo passare a dove trovarlo negli altri media attuali. Il problema è che Ercole è una figura così emblematica che non è citato, è presente e basta. Ercole è un emblema, è l'eroe, punto. Quindi non si trova come verata citazione tipo l'armatura Mjolnir per Thor, eccetera, eccetera. C'è Ercole, punto. Quindi non possiamo dimenticare le decine di film degli anni 50-70, Ercole contro Maciste, Ercole contro i mostri, contro i dracchi, tutti quei film degli anni 70 che andavano tanto di moda, Ercole contro Sansone, scontro fra titani, prima versione, eccetera, eccetera.
Poi come dimenticare il film della Disney Hercules? Mio Dio, ci sono cresciuto appresso a quel film e soprattutto il primo videogioco della mia vita fu Hercules per PlayStation 1. Un videogioco talmente epico da rapirmi nei sogni più reconditi. Ancora lo sogno una notte come uno dei migliori momenti della mia vita. Incredibile. Poi non ci possiamo dimenticare della serie TV Hercules e Young Hercules, interpretata da un giovanissimo Ryan Gosling. In più, Ercole è presente nell'universo Marvel. Insieme a Thor c'è anche Ercole che, se vi ricordate l'immagine di copertina del primo video, è fidanzato con She-Hulk, la cugina di Bruce Banner. In più, Ercole è presente anche in alcuni videogiochi, ha fatto la sua comparsa in God of War, in cui viene ucciso barbaramente, e anche nel mediocre Rise of the Argonauts, appunto, gli Argonauti, quindi ce l'ha in mezzo anche lui. Sicuramente è citato in molti altri luoghi, ma onestamente io l'ho trovato in queste poche emblematiche presenze, quindi scusate se mi dico qualcosa e per adesso finiamola qui. Bene, per adesso io ho finito, vi ho detto quello che vi potevo dire e vi giuro nel minor tempo possibile, ma su Ercole ci sono decine di milioni di miti. Io spero di non avervi annoiato, spero che il video vi sia piaciuto, mi ringrazio per tutte quante le viste, i mi piace, i commenti e gli altri video che vi linkerò circa, non lo so, qui giù troverete tutti quanti i link per stalkerarmi come vi pare e piace. E adesso, prima di salutarvi, non mi resta che augurarvi davvero un buon Natale, un felice anno nuovo, delle buone feste, spero che vi rilassiate, vi divertiate, mangiate, vi abbottiate come dei maiali per poi pentirvene il giorno dopo. Io vi auguro ancora buon Natale, i video normali riprenderanno dopo le feste, l'anteprima dello scorso video si riferisce infatti a un video che uscirà tra un paio di settimane, tra tre settimane circa, e non mi resta che darvi ancora una volta, giusto per riempirvi di auguri, auguri di buone feste, e ci vediamo col prossimo video. Bye!